Edizione provinciale Bari Batte Foggia, ben ritrovati. Il prefetto della BAT Maurizio Vagliante ha incontrato i sindaci e le associazioni di categoria per sottoscrivere il protocollo di sicurezza nei locali della sesta provincia. Un accordo di collaborazione tra gestori dei locali, parte politica e forze dell'ordine per fermare l'ondata di violenza culminata nelle ultime settimane con l'omicidio La Sale e l'accoltellamento di Bisceglie. Antonio Gargano. Sottoscritto presso la prefettura di Barletta Andrea Trani il protocollo per la sicurezza nei locali della provincia. L'appuntamento tra il prefetto Maurizio Vagliante e le associazioni di categoria e i sindaci della BAT arriva dopo l'omicidio La Sala e dopo l'accoltellamento di Bisceglie. L'idea è che si fa la norma, si controlla, ma si controlla insieme. Non solo gli esercenti, ma anche sulle associazioni di categoria, a cui hanno dato l'arduo compito di divulgare questa cosa, sperando di trovare esercenti che poi siano recettivi, no, su questo aspetto. Prevede una collaborazione tra i gestori dei locali da ballo e le forze dell'ordine. Scambiarsi informazioni per poter allontanare le persone moleste dai locali serali, dalle discoteche. Presente anche il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano. La città è al centro dei riflettori dopo l'accoltellamento al DF Theater. Ieri il manager del club, Roberto Maggialetti, ha incontrato il 26enne barese vittima dell'aggressione nel locale. Le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura della discoteca per 15 giorni. L'amministrazione comunale si è subito adoperata per implementare le misure di sicurezza nelle zone nevralgiche della Movida. I gestori dovranno garantire un'organizzazione molto più attenta, anche sul fronte tra l'altro del primo soccorso sanitario. Importanti sono le buone pratiche che stiamo cercando di sviluppare in sinergia per poter fare una vera e propria whitelist dei locali che rispettano tutti questi parametri e che quindi sono, tra virgolette, locali sicuri. La cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola, che ha sede in un bene confiscato alla mafia, festeggia 25 anni di utopie concrete, un quarto di secolo dedicato alla diffusione di messaggi di inclusione sociale, legalità e antimafia. Antonella Davola. Per me è cambiato tanto, principalmente perché sono entrato che ero un ragazzino di 19 anni, oggi ho una famiglia di figli e la Pietra di Scarto è un pezzo della mia vita, probabilmente è uno dei pezzi più importanti della mia vita. Festeggia un quarto di secolo di attività la cooperativa sociale Pietra di Scarto e lo fa con un incontro pubblico dal titolo Pietra di Scarto, 25 anni di utopie concrete. Il bene confiscato alla mafia, che l'organizzazione gestisce dal 2010, ha fatto da cornice all'evento che ha accolto alcune scolaresche e tanti ospiti, tra i quali Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, il procuratore capo della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, Don Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, Francesco Bonito, neosindaco di Cerignola, e Daniele Paolo Marcone, figli di Francesco Marcone, il funzionario vittima della criminalità organizzata, a cui il bene confiscato è intitolato e al quale è stato dedicato un murales. Un quarto di secolo all'insegna dell'inclusione sociale e dell'antimafia, tradotti in numerose progettualità, tra cui la più recente, il laboratorio di trasformazione del pomodoro, a cui hanno lavorato persone con trascorso di fragilità. Il percorso di consapevolezza fatto dalla comunità in questi ultimi 25 anni è tanto, ma tanto c'è ancora da fare. Questa terra è una terra che ha delle esperienze che veramente sono meravigliose e voi che le conoscete, che le vedete, toccate con mano, abbiamo bisogno di moltiplicare questa coscienza che dà dignità e dà speranza. Dobbiamo inondare i nostri territori di fiducia e di speranza attraverso cose concrete. La politica deve fare la propria parte, ma anche noi come cittadini dobbiamo assumerci di più la nostra parte. Proprio quest'anno, in occasione dei 25 anni della nostra attività, che poi coincidono con i 25 anni della legge 109 del 96 sul riuso sociale, ci siamo trovati a partire con il nostro laboratorio di trasformazione del pomodoro per la filiera equo-solidale che stiamo provando a costruire, avendo come utenti, diciamo, di questa azione persone che vengono da percorsi di fragilità. Lo Stato deve dare l'esempio, le istituzioni e la società deve seguire, ma soprattutto deve muoversi il mondo imprenditoriale, perché deve creare occupazione, opportunità, perché bisogna togliere alla criminalità la linfa vitale che è data dalle situazioni di disagio e di disoccupazione. Oggi si festeggiano 25 anni, è cambiato qualcosa? Beh, sicuramente sì, si sta facendo tanto, sicuramente scontiamo in questo territorio un ritardo derivante dai tempi necessari per acquisire la consapevolezza dell'esistenza di questa criminalità, però rispetto a 25 anni fa si sono fatti sicuramente grandi passi in avanti.
E per noi oggi un'emozione molto grande pensare ai 25 anni di attività di Pietra di Scarto, all'inaugurazione di un laboratorio di trasformazione e ad un nuovo murales che significa anche nuova creatività, nuova speranza, nuovi percorsi di memoria e impegno. Che all'epoca era un sogno, oggi è realtà. Una realtà che vede ricordare anche Francesco Marcone, che riprende forma in questo nuovo murales. Francesco Marcone torna a sorridere e tutti noi con lui. C'è una vocale che deve essere tolta, che si cambia tra la cultura, no? E la cultura. Perché qui si celebra tutto questo, questo innesto tra la cultura che affonda le sue radici nella terra e il bisogno di cultura, no, quindi cambia, che affonda le sue radici nelle coscienze. Da nord a sud le polizie locali italiane sono arrivate a Bari per un confronto su sicurezza, nuovo codice della strada e tecnologia. Antonella Fazio. Nuovo codice della strada, tecnologie avanzate e sicurezza sono i temi del confronto tra le polizie locali italiane nella due giorni di convegno Bari Security City, al quale stanno prendendo parte amministratori locali, dirigenti e comandanti, oltre ad operatori del settore in genere e appartenenti a tutte le forze di polizia. Si tratta di un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori che, dando seguito al successo della scorsa edizione, è tornato ad affrontare temi e problematiche della legalità e della sicurezza nell'odierno contesto sociale normativo. Sì, nella sicurezza urbana le polizie locali c'entrano a pieno titolo, tra l'altro anche il governo ormai ci coinvolge quotidianamente in tutte le dinamiche che possono interessare la sicurezza urbana, la sicurezza pubblica, anche in dispositivi dei questori con i comitati provinciali in prefettura, ormai siamo al tavolo insieme ai nostri sindaci. In questo convegno c'è un approfondimento sulle nuove modifiche al codice della strada, quindi anche un momento di confronto con gli operatori, spesso anche gli stessi operatori rimangono disorientati. L'obiettivo che anche l'Unione Europea si pone di ridurre gli incidenti stradali è un obiettivo ardito sul quale sempre più ci confrontiamo e cerchiamo anche, come dice lei, avvalendosi dei nuovi, della strumentazione, dei vari sistemi, di indurre il cittadino a comportamenti corretti. Sempre più sicurezza nelle nostre città, non solo telecamere, è importante lavorare su tutte le forme di sicurezza, quella reale e anche quella percepita. Anche una banale illuminazione ben fatta, omogenea, eliminando le zone d'ombra, permette di trasmettere agli abitanti, a coloro vivono gli spazi cittadini, una sensazione, una percezione di sicurezza che è fondamentale nella vita sociale. Esercitazioni dei vigili del fuoco in tutto il territorio regionale. Abbiamo seguito una delle simulazioni con Ilaria Del Vino. La sirena segnala l'emergenza e la macchina operativa si mette immediatamente in moto. Questa volta si tratta di una simulazione, ma che prepara i vigili del fuoco a intervenire in molteplici tipologie di incidenti, tutto nell'ambito di una importante e complessa esercitazione in Italia, organizzata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in sinergia con le unità cinofile della Polizia di Stato, il personale del 118, della Croce Rossa e della Protezione Civile Regionale. Le attività si articolano in ambiti di scenario differenti per posti di comando e manovre in campo, in diversi siti distribuiti sul territorio della Puglia. A Bari, nella sede del comando provinciale, due simulazioni di incidenti stradali con applicazione di manovre di primo soccorso e impiego di attrezzature tecnologiche di intervento idonee per le nuove tipologie delle autovetture in circolazione. In quest'ambito preciso è un ambito legato all'incidentistica stradale, dove praticamente estrichiamo la persona ferita e la lasciamo ai sanitari. Subito dopo che finirà questa esercitazione, i due gruppi che hanno partecipato a questa, diciamo, a questo ambito esercitativo saranno messi in aula, perché faremo una specie di retraining di tecniche di primo soccorso sanitario, proprio per rinforzare tutta la manovra effettuata. Quali sono le novità nell'ambito di queste attività che state svolgendo? Allora, le novità sono legate esattamente sull'uso di attrezzature innovative.
che in realtà non ne abbiamo quasi tutte a disposizione, ma ne abbiamo praticamente un paio, fra vari cesoie, divaricatori e seghetti elettrici. Quanto dureranno queste attività? Questa attività dura per 4 giorni di seguito, la ripetiamo quindi per 4 giornate, fino al credo venerdì 19, e tutte in quest'ambito la stessa. Invece negli altri ambiti sono interessati praticamente le nostre forze di tutta la regione per quanto riguarda i vari nuclei SAF, quindi soccorritori acquatici, NBCR e anche per ricerca persone. Una discarica abusiva di 1.500 metri quadri e oltre 450 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza a Cassano delle Murge, nel Barese. Antonio Bucci. Una discarica abusiva di 1.500 metri quadri con oltre 400 tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi, scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza a Cassano Murge, nel Barese. Sotto sigillo da parte degli uomini delle Fiamme Gialle sono finiti anche 3 mezzi impiegati per il trasporto e lo scarico di rifiuti speciali. Stando alle indagini, un imprenditore del ramo edilizio del centro in questione avrebbe realizzato e gestito la discarica non autorizzata all'interno di un uliveto di sua proprietà, nella quale sarebbero stati riversati materiali inerti, roccia e terra da scavo. Gli accertamenti fatti anche con videoregistrazioni hanno poi documentato che lo stesso luogo sarebbe stato utilizzato anche da altre 2 persone, tra i quali un imprenditore titolare di un'impresa di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili, per riversare rifiuti, tra i quali anche solventi, diluenti e svernicianti, capaci di contaminare il terreno e inquinare l'aria, bruciando scarti della lavorazione del legno. I 3, indagati per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita, dovranno svolgere le operazioni di rimozione, recupero, corretto smaltimento dei rifiuti, ma anche bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. A carico del proprietario del terreno, accertata anche l'evasione dell'ecotassa con relativa sanzione amministrativa per oltre 70.000 euro. Come sono cambiati il nostro paese e la nostra economia con la pandemia? Se ne parla nel libro di Aurelio Tommasetti, presentato oggi a Bari. Elogio del negativo è il titolo del nuovo libro di Aurelio Tommasetti, già rettore dell'Università degli Studi di Salerno, insieme al giornalista Lorenzo Calò, ha inteso tracciare le nuove prospettive in campo politico, economico, sociale e culturale, profondamente cambiate in seguito al rovesciamento linguistico e logico intervenuto con la pandemia. È un verdetto che ruota tutto attorno alla negatività di un test. Va tutto bene solo se il tampone è negativo, un termine, spiega l'autore, che diventa anche una nuova categoria dell'essere. L'idea che basti un tampone negativo per risolvere i problemi invece restano tutti sul tappeto. Il libro è stato presentato nella Facoltà di Economia a Bari alla presenza, tra gli altri, del rettore dell'Università Stefano Bronzini e del presidente ANVUR Antonio Felice Uricchio. Tommasetti è anche membro del Consiglio Universitario Nazionale, professore ordinario di economia aziendale e autore di oltre 130 pubblicazioni. Appassionato di politica, ci mostra con occhio scientifico anche quello che nel nostro paese resiste ai duri colpi inferti dallo stato di emergenza. Un dato che emerge, che dà la forza di questo paese, è che le esportazioni, viva Dio, il dato sulle esportazioni è sempre cresciuto, a testimonianza che poi la voglia d'Italia, la voglia di Made in Italy è sempre forte nel mondo. Da questo elogio del negativo, chi ne esce meglio, chi ne esce peggio, secondo la vostra analisi? Ne esce meglio, se parliamo come i vincitori sono i medici. Perché ovviamente, al di là dell'impegno che hanno profuso, ma qui andremo in frasi di circostanza, ha riacceso il focus sui medici e sull'esigenza di rafforzare questo comparto. Si è visto anche che il modello ospedalocentrico non funziona e quindi anche il ribilanciamento con la medicina territoriale, con l'esigenza della telemedicina che invece era stata totalmente messa da parte. Chi ne esce peggio sono i fragili. Perché ovviamente ci sono alcuni anni che sono stati tolti ai nostri cari, che non gli verranno mai più restituiti, nella migliore delle ipotesi che purtroppo non siano in corso in situazione. E quindi questo ci ha fatto emergere poi come siano esposti rispetto alla situazione, anche perché il welfare, anche le misure di sostegno sono totalmente inadeguate rispetto a quello che è quello che poi è stato questo fenomeno così forte e massiccio.
È stato isolato nel laboratorio di epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari il primo virus stagionale 2021-2022, ovviamente quello influenzale in Puglia. Si tratta del primo caso di virus stagionale accertato nel sud Italia. L'identificazione è avvenuta oggi su un bambino di 4 anni che è stato ricoverato con febbre e difficoltà respiratorie presso l'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La gestione dei contagi nelle scuole e l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e Lavoro per accelerare i tempi. Sono in vigore in tutte le scuole italiane le nuove regole per la gestione delle quarantene. I protocolli sono stati modificati in modo da ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza. Secondo le nuove indicazioni, la quarantena scatta solo con 3 casi Covid in una classe. Il nuovo protocollo prevede inoltre provvedimenti di responsabilità dell'autorità sanitaria diversi a seconda della fascia di età degli alunni e dello status vaccinale. Bene, ma non basta, secondo il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, che spiega la necessità di un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e tracciamento. Purtroppo registro dei ritardi delle varie aziende sanitarie, per cui il Ministero della Salute, prima di imporre a noi del Ministero dell'Istruzione determinate linee guida, che comunque ci vanno bene nel momento in cui prevedono la chiusura solo dal terzo caso in poi, dovrebbero preoccuparsi affinché i propri uffici periferici, in questo caso le aziende sanitarie, siano all'altezza non delle persone assolutamente, ma dal punto di vista dei mezzi e dal punto di vista strutturale. Che cosa sta lavorando adesso il vostro Ministero? La partita grande è quella della gestione di 19 miliardi di euro con i fondi del PNRR, edilizia scolastica. Noi abbiamo la possibilità di cambiare il volto delle nostre scuole, potendo dare la possibilità alle donne che lavorano di usufruire del tempo pieno, grazie alla costruzione delle mense all'interno delle scuole. Poi nuovi concorsi, reclutamento, miglioramento della nostra offerta formativa, della didattica, attraverso ad esempio la riduzione del numero di alunni per classe, perché vede, al di là del numero dei contagi, noi possiamo approfittare di questa occasione storica per ridurre il numero appunto di ogni studente per classe, migliorando la qualità della didattica, perché un conto è se ho 28 studenti in una classe, un conto se ne ho 20-21, in questo modo posso anche seguire meglio, valorizzare le eccellenze, recuperare i ragazzi che hanno lacune. Insomma, ci aspetta, questo è un periodo storico. Tra l'altro la straordinarietà di questo periodo è testimoniata dal governo di unità nazionale. Io mai mi sarei sognato di essere al governo con i PD, però è chiaro che di fronte a questa emergenza sanitaria, il mio partito, in questo caso la Lega, non si tira indietro e responsabilmente cerca di dare il proprio contributo alla patria, al paese, e cerca soprattutto di evitare che altri facciano danni, come è successo nel recente passato. È il terzo spazio sociale dedicato ai più piccoli in 7 giorni, quello inaugurato questa mattina nel complesso Bari Domani. Vediamo. Terzo spazio perché la nostra idea è creare più spazi possibili, spazi che siano di prossimità. Bari si arricchisce di un nuovo spazio sociale, il terzo in meno di una settimana. È attivo al complesso Bari Domani il nuovo centro polifunzionale per l'adolescenza Spazio 4-4, dedicato ad accompagnare, attivare e sostenere i percorsi di crescita, benessere e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi della città. Si tratta di un nuovo servizio destinato ad arricchire la proposta educativa di supporto e di sostegno della Casa dei Bambini e delle Bambine, il centro polifunzionale per l'infanzia e ora anche per l'adolescenza. L'inaugurazione del centro per l'adolescenza è stata l'occasione per la Casa delle Bambine e dei Bambini di presentare il nuovo emporio e la nuova boutique, rinnovati e ampliati, che potranno così sostenere al meglio le famiglie in situazioni di fragilità economica grazie alla donazione di alimenti, prodotti per l'infanzia, abbigliamento, libri, giocattoli e cartoleria. Sarà un presidio educativo che si inserisce all'interno di un piano più ampio di contrasto alle povertà educative che come assessorato al welfare stiamo portando avanti e porteremo avanti per tutto l'anno, un luogo dedicato agli adolescenti. Gli adolescenti che sono una delle fasce maggiormente colpite proprio dall'emergenza sanitaria. Molti sono ancora, si sono chiusi in se stessi, sono frequenti i fenomeni di autolesionismo, di depressione adolescenziale. Perciò questo è un luogo dedicato a loro, dove sarà possibile sia attivare servizi di consulenza specialistica come le consulenze psicologiche, i gruppi parola, i momenti di confronto fra gli adolescenti, ma sia anche uno spazio dove gli stessi adolescenti coprogetteranno delle attività.
Musica, convegni e clubbing, via la nuova stagione di Officina degli Esordi, il laboratorio del Comune di Bari gestito da Bass Culture. Presentazioni, musica, convegni, clubbing, vintage festival e tanto altro ancora. Dopo il suo esordio nel 2013, il laboratorio urbano di Bari Officina degli Esordi presenta la sua nuova stagione, puntando a divenire un centro interattivo di respiro europeo con proposte flessibili e culturali, incentrate soprattutto sulla trasversalità dei linguaggi e sull'integrazione culturale. Lab, gestito da Bass Culture come ente capofila, ragiona oggi in un'ottica di potenziamento delle attività e degli eventi proposti, puntando anche allo sviluppo di progettualità condivise più ampie. La capacità di Officina degli Esordi di intercettare i bisogni di un target sempre più variegato di persone, infatti, ha permesso di creare una vera e propria comunità in continua crescita intorno all'ecosistema creativo di Bari, al confine fra il quartiere Murattiano e Libertà. È aperto quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alternando azioni formative della mattina con l'Accademia delle Belle Arti, piuttosto che azioni coese con la comunità di Libertà, con i progetti Fare Futuro, piuttosto che con le attività di Urbis, nelle quali si cercano anche di sperimentare nuove azioni di imprenditorialità per sviluppare l'industria creativa e cercare di costruire un circolo virtuoso attraverso il quale una struttura come questa può promuovere nuova imprenditoria e nuova attività. È un presidio democratico, ormai da tanti anni a Libertà c'è questo luogo che è un presidio importante, politico-culturale, dove la parola chiave è l'interdisciplinarietà, la multidisciplinarietà dei tanti eventi, ma non solo, del presidio culturale costante, quotidiano, con i laboratori, con le iniziative, con gli uffici. Quindi il co-working, lab costante che ospita le tante associazioni spesso che rimangono senza casa e quindi che offrono contemporaneamente alla comunità e a questo quartiere, il quartiere Libertà, importantissimo spazio del Municipio 1, un punto di riferimento. La crisi politica di Molfetta è definitivamente rientrata. L'annuncio arriva dal sindaco Tommaso Minervini, che in questi giorni incontrerà le parti politiche dopo il ritiro della sfiducia. Procede in modo cauto il primo cittadino molfettese che nel fine settimana ha ottenuto una prima svolta per continuare il suo mandato. Tommaso Minervini resterà sindaco di Molfetta. Il pericolo del commissariamento è stato scongiurato nei giorni scorsi, aprendo le porte ad un nuovo ciclo dell'amministrazione comunale che potrà riorganizzare il suo mandato a partire dai prossimi giorni. Il primo cittadino traccia il punto della situazione sugli ultimi passaggi politici già avvenuti e ancora in programma. Venerdì i due assessori dimissionari hanno revocato le loro dimissioni e adesso convocheremo tutti i consiglieri comunali che si sono espressi per la continuità e sicuramente dopodiché informeremo la giunta e anche il consiglio comunale per discutere la mozione di sfiducia, sicuramente entro i tempi previsti dalla legge. Settimana decisiva per Molfetta, che si appresta a conoscere il suo futuro attraverso gli incontri delle diverse parti politiche in causa. Minervini in ogni caso rimarrà in carica, ma con un quadro diverso rispetto a quello in vigore fino a poco fa. La maggioranza è fissata per domani, martedì sera, e quindi vedremo come andrà, ma credo che i segnali di responsabilità reclamati da me sono stati in parte raccolti. Regione via libera al primo step per la costituzione del distretto produttivo agroalimentare di qualità del vino, lo annunciano gli assessori regionali Pentassuglia e Dellinoci. Il nucleo promotore è composto da oltre 30 aziende e aggrega imprese, associazioni e istituzioni che si impegnino a realizzare gli obiettivi comuni, offrendo sostegno per qualificare e promuovere la filiera dell'uva da vino. Prossimi passaggi, il piano delle attività che passerà al vaglio del nucleo tecnico di valutazione prima di essere approvato dalla Giunta. I carabinieri del NAS hanno sequestrato più di 1.300 confezioni di gel igienizzante risultate irregolari nel corso di un controllo in un esercizio commerciale di Modugno nel Barese gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Nel deposito della struttura, la giacenza delle confezioni importate dalla Cina destinate alla vendita al dettaglio in assenza di registrazione sul portale europeo di notifica dei prodotti cosmetici che contiene tutte le informazioni sul prodotto. L'inserimento è obbligatorio per conoscere i prodotti.
produttore, distributore e composizione degli ingredienti. Trovate anche circa 1600 confezioni di salviette profumate, il cui termine di durata era scaduto. Tutto il materiale del valore di circa 7000 euro è finito sotto sigillo. Per il titolare dell'esercizio, sanzioni per più di 18000 euro. Avrebbe nascosto nel bagagliaio dell'auto oltre 4 kg di marijuana. La polizia ha arrestato un cinquantenne del Brindisino con precedenti per contrabbando e crimini sessuali per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. È stato fermato per un controllo sulla statale 16 all'altezza di Monopoli, nel Barese, nel portabagagli. Gli agenti hanno trovato una valigia dal forte odore caratteristico della marijuana. All'interno, infatti, scoperte 4 buste contenenti infiorescenza per un totale di 4 kg. Al dettaglio, la droga avrebbe fruttato circa 30.000 euro. L'informazione finisce qui, io vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.